L'onorevole Benifei, che non è potuto essere con noi oggi presente, ci ha mandato un suo contributo di 15 minuti, un video registrato in cui ci racconta come stanno applicando le IAT, lui è stato correlatore delle IAT, e come quindi ci saranno subito dei provvedimenti insomma, nei prossimi mesi, lui è all'Europarlamento, quindi magari possiamo vedere quello e poi commentarlo insieme. Grazie mille per questa possibilità di contribuire a distanza. Mi spiace non poter essere con voi per via del periodo estremamente complesso legato alle audizioni dei commissari europei e l'impatto anche delle elezioni americane. Sono contento però di dare appunto un piccolo contributo. Sono da tempo impegnato sui temi di discussione di oggi, ma sono anche onorato di far parte da tempo di un forum di discussione promosso da alcune delle persone attive nell'associazione. Penso a Giarre, a Garbarini, Marra, che sono animatori di questo forum che abbiamo a Torino sulla democrazia e il digitale, e anche con Slow Web abbiamo avuto appunto modo di lavorare insieme in questi anni. Sono Brando Benifei, relatore del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Oggi incaricato di seguire per conto del Parlamento europeo con un gruppo di lavoro dedicato proprio all'implementazione di questa legge che abbiamo approvato nella scorsa legislatura. La prima legge al mondo sulla regolazione dell'intelligenza artificiale che mette al centro l'essere umano, la tutela dei consumatori, dei cittadini, dei lavoratori, dei soggetti che richiedono di essere tutelati per veder ridotti i rischi dell'uso dell'intelligenza artificiale e valorizzati invece al massimo quelle opportunità, quei vantaggi che si possono determinare proprio con l'uso dell'intelligenza artificiale se c'è la capacità appunto di costruire un percorso di fiducia. Questa è un po' l'idea di fondo della legge, costruire le condizioni affinché le persone possano avere più fiducia nell'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale. Siamo in una fase molto delicata dell'approvazione, diciamo, della implementazione, scusate, dell'iter di applicazione della legge, perché siamo nella fase iniziale dove si devono preparare una serie di passaggi per i primi elementi della legge che saranno pienamente in vigore in tempi brevi, perché c'è una certa gradualità. Alcuni elementi della legge, anche importanti, penso alla completa attuazione dell'apparato di gestione dei rischi, sarà pienamente operativo soltanto nel 2026, mentre i divieti, gli usi vietati in Europa, come previsto dalla legge, già a febbraio 2025 saranno pienamente operativi, così come abbiamo una situazione di avvio, ecco, del lavoro per determinare quelli che si chiamano i codici di pratica, che sono gli elementi in qualche modo più lasciati aperti dal regolamento, che sono le regole concrete di sicurezza dei modelli più potenti. Per chi ha seguito il dibattito sa che c'è stato il tentativo da parte di forze politiche, di governi, insomma, di non mettere regole per i modelli più potenti, per lasciare libero questo campo in qualche modo di frontiera. Noi abbiamo invece fatto una scelta diversa, l'Unione ha fatto una scelta diversa, cioè abbiamo voluto prevedere un percorso ora di co-legislazione che coinvolge gli sviluppatori, ma anche il mondo dell'accademia, il mondo delle associazioni impegnate su tutela dei consumatori, dei diritti umani, della trasparenza, per scrivere alcune regole più precise proprio per i modelli più potenti. Mi riferisco al tema della tutela dei dati, della tutela del diritto d'autore, della cybersicurezza, ciò che per i sistemi a rischio più significativo, uso in ambito medico, uso nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, luoghi di lavoro, per fare alcuni esempi, è già previsto in maniera chiara dalla legge, ovviamente con la necessità di sviluppare degli standard, gli standard che sono oggi in via di sviluppo. Quindi abbiamo scelto appunto di normare, seppur in maniera più aperta, in maniera ancora in parte in costruzione, la tecnologia nell'ambito dei modelli più potenti, e abbiamo invece regolato in maniera più stringente, in maniera più precisa, con un iter di piena applicazione un po' più lungo, i sistemi nei contesti di uso della vita quotidiana, perché questo è l'obiettivo, andare a impattare nella riduzione dei rischi per
nei contesti di utilizzo delle AI della vita delle persone. Dicevo prima, luoghi di lavoro, uso medico, uso nella valutazione degli studenti, attribuzione di servizi pubblici essenziali. Insomma, questi sono alcuni degli esempi dei cosiddetti usi più sensibili, usi ad alto rischio, come vengono chiamati dalla legge, previsti in particolare dall'allegato 3 della legge, che sono un po' quello che era la base di questa legge, ecco, l'idea di andare per esempio a contrastare la discriminazione algoritmica, andare a mettere mano alla qualità, all'appropriatezza dei dati, insomma, andare a fare uno sforzo per esempio per evitare che i sistemi di selezione dei curriculum imparino e si muovano con l'idea che si possano discriminare le persone sulla base dell'essere magari donna oppure persona non bianca, perché un sistema può imparare questo in base ai dati con cui è allenato se non c'è uno sforzo di verifica ed eventuale correzione. Ma come ho detto, la legge poi ha avuto ulteriori sviluppi. Il Parlamento nel suo lavoro ha per esempio rafforzato i divieti, per esempio divieto dell'uso delle telecamere biometriche che viene reso ancora più limitato e stringente, col controllo delle autorità giudiziarie e delle autorità di protezione dei dati, la proibizione della polizia predittiva, quella del riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e di studio. Sono alcuni esempi dei divieti che, come ho detto, saranno la prima cosa a entrare in vigore, tanto che noi ora abbiamo spinto la Commissione ad avviare velocemente un percorso di confronto, di consultazione con gli stakeholders per arrivare pronti quando a febbraio entreranno in vigore i divieti e quindi alcuni usi saranno vietati, non si potranno commercializzare in Europa prodotti previsti per essere usati in quei contesti, per quei casi d'uso che ricordavo, ho fatto appunto alcuni esempi. E poi ulteriormente il Parlamento ha sviluppato, devo dire lì davvero quasi abbiamo scritto da zero rispetto alla bozza della Commissione, il tema della trasparenza, riconoscibilità dei contenuti generati dagli AI con watermarking, tutela del diritto d'autore per tutelare la possibilità sia dell'opt-out sia della conoscenza di riassunti sufficientemente dettagliati dei contenuti utilizzati per allenare i sistemi e quindi per verificare la violazione dei diritti dei creativi, degli artisti, degli scrittori, dei giornalisti, insomma, e vogliamo che questo sia possibile anche alle realtà più piccole, non solo ai grandi player, pensiamo al caso famoso della causa New York Times contro OpenAI. Quindi questi sono tutti ambiti di trasparenza su cui abbiamo lavorato. Ora l'iter va avanti, come ho detto, stiamo monitorando l'azione dell'AI Office, anche a livello italiano c'è uno sforzo di costruzione di una apparato chiaramente nazionale perché serve un'autorità di supervisione nazionale che si sta determinando, c'è l'azione da parte del governo su questo e abbiamo anche un dibattito, devo dire, su no, le funzioni, il ruolo della protezione dei dati, ma ora non mi dilungo su questo. Insomma, è molto importante discutere, è molto importante confrontarsi, è una fase estremamente rilevante, se ne parla forse un po' troppo poco sui media, ma sarà importante, soprattutto con alcuni passaggi, appunto, di elementi applicativi, atti delegati, il codice di pratica per i modelli più potenti, che gradualmente nei prossimi mesi diventeranno materia fondamentale del confronto e delle decisioni e quindi poi dell'applicazione per spingere un nostro modello di intelligenza artificiale. Chiaro, serve anche uno sforzo sulla competitività, ma questo non può essere fatto a scapito dei nostri valori, dobbiamo andare di pari passo. L'Europa può sviluppare, secondo me, ma secondo molti, insomma, una expertise su certe nicchie in cui poter diventare leader dello sviluppo delle AI. Pensiamo all'uso nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, su cui l'Europa ha tante imprese in grande sviluppo, così come i large language model che riguardano l'interesse pubblico, che riguardano la diversità culturale. Abbiamo, insomma, una serie di ambiti in cui l'Europa sta andando già molto avanti, però serve più investimenti comuni, servono più ricerca comune, più impegno comune. Questo sicuramente è rilevante, è importante, serve avere più accesso alla finanza, anche di rischio che possa investire. Insomma, abbiamo diversi campi su cui lavorare, ma tornando appunto alla base, serve una visione etica che non si fermi a dei principi generali, ma che, come facciamo con la legge, vada a renderli applicabili, concreti, verificabili, esigibili e quindi a tutela
delle persone. Ho provato a dare, insomma, qualche elemento di riflessione, ci sarebbe ancora moltissimo di cui discutere. Pensiamo alla regolazione mondiale del fenomeno, a tutta la cooperazione in atto a livello internazionale, a livello Nazioni Unite, G7, OCSE, anche per in contesti diversi come la Munich Security Conference. Ma insomma, è un lavoro che andrà avanti e che richiederà anche uno sforzo sul fronte internazionale. Pensiamo ad ambiti che a livello dell'azione domestica non sono completamente affrontabili, per esempio la disinformazione a livello globale, sì certo, watermarking, gestione della riconoscibilità dei contenuti, ma serve uno sforzo globale, così come il divieto, ad esempio, di cui si sta discutendo, di un utilizzo, come avviene per le armi chimiche, come avviene per la non proliferazione nucleare, di killer robots autonomi. Insomma, c'è moltissimo su cui lavorare, dobbiamo continuare a farlo. Grazie per il vostro impegno e impegniamoci insieme, insomma, per una AI a misura delle persone, della cultura, del lavoro, dei consumatori, dei nostri valori europei, perché questo è il nostro obiettivo ed è l'unico modo anche per sostenere e rafforzare la nostra democrazia attraverso le innovazioni tecnologiche. Grazie mille. Esatto, siamo tornati in tempo reale. Gianni, tu stavi un commento? Ma sì, diciamo, l'unico commento che mi sentirei di dire è che sento sempre volentieri Brando Bonifei e sento anche questo suo ottimismo incredibile della ragione nel tirar fuori, diciamo, questi regolamenti. Però è anche vero che negli ultimi mesi sono venuti fuori un paio di documenti abbastanza che vanno un po' in controtendenza. Il primo, diciamo, è questo, è una lettera aperta tra i cui firmatari ci sono John Elkann e Mark Zuckerberg, scusate. Non riesco a dire montagna di zucchero così facilmente. L'Europa dice ha bisogno di certezze sulla normativa sulla intelligenza artificiale e dicono l'Europa rischia di rimanere ancora più indietro nell'era della intelligenza artificiale a causa di decisioni normative incoerenti. Io ci sento un po' di critiche. E d'altra parte, lo stesso Mario Draghi nel suo famoso Il futuro della competitività europea, dice che molte cose, che ovviamente che riguardano la transizione ecologica e lo stato dell'industria, diciamo, in Europa, vorrebbe favorire anche la nascita di una filiera digitale e la transizione digitale con una filiera europea, diciamo industriale, e però dice, infine, diciamo, ci sono delle gravi rischi di sovrapposizioni incoerenti che possono compromettere gli sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale della parte degli operatori europei proprio nella regolamentazione del AI Act. Allora, vorrei sentire anche l'opinione del professor Quattrociocchi a questo proposito, cioè c'è effettivamente una controtendenza rispetto alla regolamentazione europea? Volevo sentire la sua opinione. Sicuri. Tanto io non l'ho già fatto. Sicuri. Perché io poi, nel senso, allora, io veniva da sorridere nel contesto perché diceva watermarking, no? Watermarking è già stato, il watermarking significa mettere la filigrana, dei meccanismi di riconoscimento sotto i contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale. A sono aggirabili in qualcosa tipo 12 secondi, quindi sono rimovibili in qualcosa tipo 12 secondi. B
chiunque può creare un meccanismo di watermarking, quindi posso mettere watermarking pure su contenuti reali. E quindi ecco lì che il gioco di distinzione salta. Già, cioè, si sa già che è una cosa che non te, che è partorita da menti che non hanno particolarmente studiato questo. E la questione dell'applicabilità dell'Artificial Intelligence Act, ragazzi, mappa un prodotto, non mappa la tecnologia. Stiamo creando la legislazione e i requisiti per un attrezzo che ancora non ha raggiunto il suo pieno e massimo sviluppo e non sappiamo neanche dove sarà questo pieno e massimo sviluppo. È una tecnologia, non è un prodotto. Non stiamo mappando la pericolosità di una macchina o di un aereo, stiamo mappando qualcosa che evolve e qualcosa che non è nuovo. È un algoritmo che già esisteva, che si applica ed esplode nella sua potenzialità grazie all'enorme disponibilità dei dati. Il focus non è sui modelli, il focus è sulla disponibilità dei dati. Sta cosa non ci arrivano a capirla. È complicato da capire perché diceva come l'algoritmo è l'intelligenza artificiale. A, non c'è nessuna intelligenza artificiale. C'è un meccanismo che su dati fa previsioni. Google Maps mi fa una previsione su qual è il modo migliore per raggiungere un altro posto, analizzando i dati che ha a disposizione. Il Large Language Model mi fa la previsione su come evolverà un discorso. Contestualizzato, non c'è nulla di intelligente, non c'è comprensione. Per quanto sembri, non ha comprensione del processo. Ora, che cosa stiamo mappando? Prima, l'altro esempio che a me mette sempre, fa sempre sorridere per non dire che fa venire la gastrite, l'esempio della discriminazione delle donne. Giustissimo che non ci debba essere discriminazione delle donne. Cioè, ok. Non è l'algoritmo, è il dato. Il problema non sta sull'algoritmo, l'algoritmo, il problema sta sul dato. Se l'osservazione frequentista porta che i magazzinieri sono stati per il 99% uomini e l'1% donne, il training, l'intelligenza artificiale predice, osservando quello che è successo prima, il caso futuro, lui continuerà a mantenere quella proporzione, 99% uomini, 1% donne. Poi dice, rimuoviamo il bias da queste cose, i bias discriminatori. Cioè, dice che i reati... negli Stati Uniti c'è un sistema Compass che tende a penalizzare alcune frange etniche e culturali. Sì, risolviamo il problema. Però voi lo sapete che il potere predittivo di questi modelli sta nel bias dei dati? Nel senso, se devo prevedere... Faccio un esempio assolutamente avulso da qualunque tipo di implicazione etica e culturale. Ho i dati delle temperature che oscillano tra meno 30 e 30. Il Large Language Model mi deve dire in base al valore che esce se il valore è estivo o invernale. Se io bilancio, lui non predice più estate e inverno, perché il bias, la differenza tra bias, spieghiamo pure che cos'è bias, perché sennò sembra che siamo... Allora, io uso l'esempio di Kahneman, che rende bene l'idea. C'è un tiro al bersaglio, io tiro le freccette, no? Tiro le freccette, l'errore, quindi il rumore è l'errore qui distribuito intorno al centro. Quello è l'errore. Il bias invece è quando l'errore tende sempre verso una certa parte, verso destra, verso sinistra. Quel tendere verso è esattamente la capacità predittiva del trend del dato. Tanto che parlavo con una eminente giurista in ambito di Commissione Europea, diceva lei vorrebbe vietare le inferenze. Io gli ho chiesto, ma hai aperto Wikipedia per leggere che cosa significa inferenza? Perché di quello stiamo a parlare. Inferenza, oggi piove, quindi domani pure piove. Ha piovuto una settimana, quindi forse pure domani piove. Evitiamo queste cose. Dobbiamo monitorare i controlli su queste faccende. Ecco, a me mi sembra, detto sinceramente, che ci sia la voglia di la volontà è nobile, cioè il fine è nobile. Diciamo il risultato un po' meno, perché diventa un'accozzaglia, un affastellamento di interpretazioni sballate che di fatto imbrigliano il mercato, creando tutta una serie di burocrazia che di fatto non serve a niente. Ma diamo un esempio specifico del GDPR che adesso è in vigore. Che ha cambiato il GDPR, a parte i bannerini, che ti obbligano a fare i siti web, e ovviamente mazzate, se non sbaglio, Agcom l'ha quantificato sotto i 2 miliardi di euro per le piccole e medie imprese in Italia che dovevano restaurare tutto per l'aderenza A. E io mi ritrovo che nell'ambito dell'applicazione del Digital Service Act e del GDPR, ricercatore, no, faccio fatica ad accedere ai dati. Il giorno stesso che è andato in vigore il Digital Service Act,
che privilegia l'accesso dei ricercatori alle piattaforme, se sono adeguate al quadro normativo, mettendo insieme GDPR e DSA. Vi dico soltanto che 50 scienziati, abbiamo scritto una lettera, abbiamo messo insieme 50 scienziati in tutta Europa da Data Scientist, scrivendo a DG Connect di Commissione Europea dicendo che avete combinato. Cioè noi non abbiamo più l'accesso ai dati come ce l'avevamo prima e è tutto discriminato, delegato, non si capisce niente. Cioè di fatto io sono tra i pochi fortunati in tutta Europa che sta cominciando a riaccedere ai dati. Perché tra il GDPR e le piattaforme pure lì dice una colpevolezza, la piattaforma dice io devo essere aderente al GDPR e al Digital Service Act, se devo essere aderente a tutte e due questa cosa non te la posso dare. Capolavori, fatti da gente che non sta sul pezzo. Facciamo un tavolo tecnico dopo l'applicazione della legge, questo stiamo aspettando.